Letture continue di Bibbia e Par Furlan, che significa lettura continua della Bibbia in friulano, è un'iniziativa che prevede la lettura integrale e continua in friulano della Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse, che si terrà presso la Chiesa della Purità di Udine da domenica 3 aprile a sabato 9 aprile per un totale di 140 ore circa, 7 giorni e 6 notti. Il call center attivato per la raccolta di adesioni è stato da subito interessato da numerose chiamate. Non possono quindi che essere soddisfatti gli enti organizzatori, l'ARLEF, l'Agenzia regionale per la lingua friulana, la provincia di Udine, l'Arcidiocesi di Udine e l'Associazione culturale Glesie Furlane. La lettura in lingua friulana è un omaggio anche alla tradizione della Chiesa di Aquileia, unisce infatti le radici linguistiche, religiose e culturali del territorio friulano e si tratta di un evento unico nel suo genere, perché per la prima volta il testo sacro verrà letto integralmente, non stop, in una lingua minoritaria. Le adesioni arrivano da persone appartenenti a categorie eterogenee di ogni tipo, anziani, bambine, famiglie intere, dall'operaio al medico, dall'uomo di spettacolo a personalità appartenenti al mondo della politica regionale. Giungono infatti già notizie di nomi illustri, interessati a questa unica ed importante iniziativa, fatto che darà sicuramente un forte slancio al progetto. In quanto Agenzia regionale per la lingua friulana, per valorizzare la nostra madrelingua attraverso un evento che si colloca all'interno di un ambito, quello religioso, che tanto ha dato storicamente alla lingua e alla cultura friulana. E poi per noi è anche importante una condivisione, una collaborazione, una sinergia che si è creata attorno a questo evento, assieme alle più importanti istituzioni civili e religiose che storicamente rappresentano il Friuli. Mi riferisco alle tre province friulane di Gorizia, Pordenone ed Udine e alle tre diocesi storiche del Friuli, quelle di Gorizia, quelle di Udine e quelle di Concordia Pordenone. È un segnale importante che testimonia l'interesse e l'importanza che queste realtà danno oggi alla nostra lingua e alla nostra cultura. Qual è il significato per il popolo friulano di questa lettura? Questa iniziativa si lega al lavoro fondamentale che è stato fatto da due persone che ormai fanno parte della storia del Friuli, e che sono Percheco Placereani e Don Antonio Bellina, che sono le persone che hanno tradotto la Bibbia in friulano. Le assicuro un lavorone. Questo perché è stato fatto e perché noi vogliamo in qualche modo dare testimonianza anche di questo lavoro. E soprattutto per ricordare un po' la profondo legame che c'è tra questo popolo e la Chiesa aquileiese. La lingua friulana, la cultura friulana devono molto un po' al patriarcato, al patriarcato di Aquileia. È un tutt'uno, direi. Non si può immaginare uno senza immaginare anche l'altro. E quindi il significato oggi è quello di dare un segnale in questo senso nel voler riaffermare l'importanza di queste radici storiche, culturali e religiose che, come dicevo, sono un tutt'uno, che sono ben presenti, ben vive, a cui, noi almeno ne siamo convinti, bisogna fare riferimento per guardare avanti. In questa Europa che purtroppo non è a tutt'oggi l'Europa dei popoli, ma è l'Europa delle banche, è l'Europa delle monete e, come tutti possono ben vedere, stiamo vivendo tempi difficili, mi pare di poter dire quindi di un'Europa che sta molto vacillando ed è in crisi. A questo tipo di proposte noi invece siamo convinti di proporre un'Europa che è quella della gente, che è quella dei popoli, un'Europa che è un mosaico di culture e di lingue diverse, ma questo è il suo patrimonio e la sua ricchezza ed è a questo che dobbiamo tingere se vogliamo davvero dare speranza ai nostri giovani.
I promotori ricordano che vi è la possibilità di iscriversi in gruppi, facilitando così l'organizzazione della lettura, ma soprattutto per condividere insieme e appieno questa esperienza unica nel suo genere. La necessità di lettori è ancora forte, però ne occorrono ben 1300. La lettura infatti durerà da 3 a 10 minuti a seconda del testo della Bibbia scelto o assegnato. È possibile iscriversi come lettore singolo o come gruppo di lettori telefonicamente chiamando il numero 0432 55 59 79 da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Notizie si possono reperire anche consultando il sito dell'Arlef www.arlef.it e la pagina Facebook Arlef Bibbia Par Furlan, appositamente creata e che già conta un numero significativo di amici. In queste prime settimane, queste due settimane, un'adesione e una partecipazione popolare di già alcune centinaia di persone che spontaneamente, prima ancora che dal punto di vista pubblicitario siano iniziate, diciamo, le grandi manovre, comunque il passaparola già è stato talmente importante che ci ha permesso a tutt'oggi di avere già più o meno circa la metà di iscritti di cui abbiamo bisogno per la realizzazione dell'evento. A sentirin il sunsur dal Signor Dio, calleve pal giardin, te bue regine dal di, e l'ompe la femmine, devanda al Signor Dio, alerin aplatasi fra miec dai arbui dal giardin. Il Signor Dio al clama l'omp, ndu la seis tu, dissal. O hai sentuti il tuo pasto al giardin, i rispondi l'omp, e o hai vut rivuart par cieco soi crot, e o soi lata platami. I domandà, e cui ti hai al dit che tu ieri scrot? Allora tu as mangià di che l'arbul che ti vevi inibì di mangià. E risponde l'omp, e è sta della femmine che tu mi as metù de d'ogne che mi ha dà di che l'arbul, e io ho ai mangià. Il Signor Dio i disea alla femmine, parce puas tu fat che il tant? E la femmine risponde, all'estate il madrac che mi ha imbroiate e io ho i mangiato. Abbiamo appena letto e ascoltato la pagina del libro della Genesi del peccato originale, quando Adamo ed Eva, dopo aver mangiato del frutto proibito, si nascondono dietro i cespugli perché odono il passo di Dio al mattino alla brezza che s'avvicina. È il dialogo fra Dio, l'uomo, la donna, che è stato rievocato da queste righe. Il cammino della Chiesa friulana su questo aspetto è un cammino che parte da lontano. Già con l'Assemblea dei Cristiani e poi con il Sinodo diocesano Udinese V, quindi prima negli anni 70 e poi negli anni 80, era stato con vigore ribadito quanto fosse importante che il popolo di Dio potesse avere la parola di Dio nella propria lingua materna e come fosse importante che tutto ciò avesse anche dignità liturgica. Esisteva già una traduzione curata da alcuni sacerdoti della nostra Chiesa diocesana, andava rivista e poi andava approvata per farne davvero il testo ufficiale della scrittura, con l'approvazione della Conferenza Episcopale Italiana e poi il testo per la liturgia delle nostre parrocchie. La Chiesa friulana, la Bibbia in lingua materna, ha prima di tutto un valore teologico, ha a che vedere con l'incarnazione, il verbo di Dio, la parola che Dio rivolge all'umanità
con cui egli si comunica e ci dice e ci dona tutto, raggiunge l'uomo nella sua realtà concreta, incarnandosi. Prendere carne non vuol dire semplicemente prendere corpo, ma assumere una cultura, assumere una lingua, e la lingua di ogni cultura è il simbolo più importante, quello con le radici più profonde. Già a Pentecoste, come ricordiamo negli Atti degli Apostoli, lo Spirito di Dio moltiplica le lingue che gli Apostoli parlano perché l'annuncio del Vangelo possa raggiungere ogni popolo virtualmente, in modo da farlo sentire a casa sua e non in qualche modo straniero e costretto a emigrare dalla propria patria e condizione umana nativa per approdare al popolo eletto. Il popolo eletto estende i suoi confini, non diventa esclusivo delle altre culture, ma inclusivo di ogni cultura che rinnova e vivifica nello Spirito di Dio. Per noi friulani poi questa traduzione ha anche un valore, come potrei dire, culturale ed affettivo. 1 milione di friulani in questa terra, ma 3 milioni di friulani in giro per il mondo parlano la lingua con cui hanno imparato a comunicare gli affetti più profondi e anche a rivolgersi all'Onnipotente. Per i friulani all'estero, di seconda, terza generazione, fino alla quarta qualche volta, la lingua materna, la marilingue, come noi la chiamiamo, è anche l'unica che loro conoscono, oltre alla lingua del paese in cui hanno messo radici. Molti di questi non hanno mai imparato l'italiano, hanno imparato la lingua dei bisnonni emigrati in quelle terre, che è anche l'unico vincolo con la terra d'origine. Per loro vedere la lettura della Bibbia in friulano, grazie ai mezzi della moderna tecnologia, alle registrazioni, alla televisione, a internet, sarà credo un motivo di grandissima commozione, un fattore di grande identità. E allora proprio su questo aspetto, propriamente culturale, per noi friulani è un modo, quello di leggere e di tradurre in friulano la Sacra Scrittura, di prendere pienamente coscienza della nostra dignità di popolo. Popoli che parlano lingue minoritarie sono molti sulla faccia della terra, alcuni discriminati, alcuni addirittura perseguitati a causa della loro originalità culturale e linguistica. Il nostro vuole essere anche un atto simbolico di solidarietà per tutti i popoli che parlano una lingua minoritaria, i catalani per esempio, ma ce n'è tantissimi in tutto il mondo, e che non per questo devono sentirsi popoli con una minore dignità di quelli la cui lingua ha avuto più fortuna o più diffusione, delle volte per semplice congiuntura politica. L'ultima visita di un papa qui in Friuli risale a Giovanni Paolo II, che ha detto qualche parola in friulano. Ah. Qual è stato il significato per la popolazione di sentirsi salutare nella propria lingua? Beh, come dicevo prima, un effetto di grande commozione, però anche un messaggio di natura teologica, spirituale, di fede, cioè Dio incontra ogni uomo in qualche modo incarnandosi in maniera di trovare il linguaggio giusto per raggiungere il cuore di ciascuno. Non ci domanda di abbandonare la nostra umanità, le sue ricchezze, le sue sfumature, e quindi sapere che il vicario di Cristo in terra, che è uno dei modi con cui si può chiamare il Santo Padre, parlarci di Dio e del Vangelo nella nostra lingua materna vuol dire il cristianesimo è adatto a ogni cultura, non è prerogativa di una cultura soltanto, non è un fatto etnico, ma è davvero l'universale rivelazione di Dio che in ogni popolo può trovare casa.